Ma che bella tavolata che sono arrivato in questo momento. Buonasera, benvenuti al convento di Lonato. Buonasera, buonasera. Siete in tre? Sì. Una, due, tre. Sì. Scusa, questa è nascosta. Allora avete ordinato, volete prendere ordinazioni? Allora, io sì, vorrei la pasta al forno. La pasta al forno, quello con i pomodori. Stop. Ma sei pugliese? Sì. Di dove? Barletta. Mannaggia, abbiamo una ragazza che arriva dalla Puglia. Uè, aspetta che scendo. Le pizze pugliesi, mamma, e panzerotti. Le panzerotti, come mi mancano. Mamma mia, scusa un attimino, ma anche loro sono della Puglia? No, Lombardia. Lombardia, quindi abbiamo 2-1 per la Puglia perché si inverte il risultato. Sì, 2-2. Prima un attimino, però prima di far arrivare le cibarie al tavolo, devo assicurarmi che non siete vampiri. Questo è l'aglio che poi lo usiamo più tardi per fare la famosissima arrabbiata. Pensate, cari amici del convento di Lonato, che una di queste tre ragazze è una falsificatrice di Gratti e Vinci ed è famosissima, ed è questa ragazza qua. Pensate che in un anno ha falsificato 204 Gratti e Vinci, che non è poco, solo che succede. Infatti, dimmi come si fa. Insomma, comunque mi piace questa idea qua. Invece là in fondo abbiamo la campionessa mondiale del reality Stura Lavandino, che non è poco, che arrivi da Borgo Satollo, provincia di Brescia. Che è lontanissimo, tant'è vero che è arrivata qua in elicottero. Anche a lei, sì, parla benissimo. Ma torniamo a lei, che arriva dalla Puglia, è arrivata anche lei in elicottero con le amiche, perché questa sera compie gli anni. La nostra cara Maria festeggia 46. Tutti in nero. E non le dimostra per niente. Senti, ce la facciamo a pasta al forno con le polpettine? Sì. Allora, per il momento, da DJ Carlone e Maria e le amiche, tu mi devi insegnare a fare i Gratti e Vinci, però. Ciao, per il momento è tutto. Ricordatevi, collegatevi con vento.it per scaricare questo video. Ciao, salutate tutti la mamma. Ciao mamma. Eppure io sono convinto che questa qui è una vampira.